Bentrovati ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni nel territorio. Abbiamo il piacere di essere oggi nella sede dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno, dove incontriamo Franco Chemello, che è il docente referente delle scuole in rete. Bentrovato, professor Chemello. Salve a tutti. Grazie per il tempo che ci dedica per fare così un tuffo all'interno di questo mondo speciale che è quello delle scuole in rete per un mondo di solidarietà e pace. Partirei proprio da questo, dal raccontarci nuovamente, quindi che cos'è questa realtà innanzitutto? È una realtà nata nel 2005, nata dal basso all'interno di una scuola, poi si è allargata alle altre scuole, poi è stata assunta in qualche modo anche dall'ufficio scolastico, vista un pochino l'importanza, ed è stata fatta anche convergere con altre progettualità, ad esempio la consulta provinciale degli studenti, in modo che diventassero gli studenti i protagonisti di questa realtà che ormai raccoglie praticamente tutte le scuole superiori, gran parte dei comprensivi e 17 enti che riconoscono il valore alle scuole in rete per un mondo di solidarietà e pace, si riconoscono i valori di questo network, che sono quelli della Costituzione e dei diritti umani. È un progetto di corresponsabilità educativa che tra le diverse generazioni e tra i diversi soggetti della società per sviluppare un ambiente sociale migliore, un futuro migliore, partendo dal nostro territorio ma anche allargandosi al mondo, alla società civile, perché infatti noi troviamo al centro veramente gli studenti, ma non solo gli studenti. Non solo gli studenti, ci sono le associazioni, più di 40 associazioni che hanno aderito, ma poi tantissime con cui lavoriamo, proprio per fare il sistema, un sistema provinciale, ma non è più soltanto provinciale, soprattutto perché ormai abbiamo un sito che raccoglie tutto quello di bello che viene fatto sui temi dell'educazione civica, che è proprio il tema, no? Delle scuole in rete, facendo sistema per una corresponsabilità, quindi una coeducazione tra adulti e giovani per promuovere progettualità, per migliorare. E ci vedono molto anche da fuori, per cui insomma, siamo una realtà guardata con molto interesse anche da fuori provincia. E offriamo delle opportunità per gli studenti, incontrare delle personalità, sentirsi al centro del mondo, anche con i viaggi ad esempio verso le istituzioni europee, nazionali, incontro con testimoni significativi dei diversi temi del civismo, della legalità, della cultura, dei diritti umani, e in modo che si sentano protagonisti poi per attivarsi verso il rimboccarsi le maniche, magari invece di piangersi addosso su tutti quei problemi che giovani adulti, no, su cui ci si avvita, ecco, rimboccarsi le maniche per cambiare qualcosina. Ecco, possiamo dire comunque che sia un modo anche di fare scuola fuori dai banchi di classe, perché comunque è un modo per i giovani per formarsi, per formare la loro personalità. Assolutamente, si incontrano negli spettacoli che facciamo assieme, nei viaggi che facciamo assieme e che prepariamo con una lunga preparazione, perché viaggiare è il miglior modo per conoscere, se sei preparato ovviamente, se sai cosa vai a incontrare, se vai a far sì che quello che hai studiato poi diventi competenza, perché sul territorio, lì dove vai, trovi i riferimenti, capisci e metti assieme tutti i vari puntini appunto di quello che hai studiato, incontri anche le persone e poi c'è anche questa relazione, no, che nasce, no? E ti rimbocchi le maniche, magari finisci per fare l'attività di volontariato che noi proponiamo, che gestiamo soprattutto d'estate, dove abbiamo degli studenti entusiasti che si mettono a disposizione della comunità, degli anziani soprattutto, ma non soltanto, anche dei bambini, dei loro coetanei. E sappiamo anche quanto l'elemento del volontariato oggigiorno insomma sia un ponte importante per avvicinare comunque i giovani anche a futuri sbocchi lavorativi. Certo, i ragazzi che più si impegnano nelle scuole in rete sono quelli, devo dire ormai con quasi 18 anni di esperienza di scuola in rete, che hanno successo poi nella vita, perché ne abbiamo tantissimi all'estero, ragazzi che erano protagonisti di questi percorsi e che hanno avuto successo all'estero, quindi non sono assolutamente attività che tolgono tempo alla scuola, ma anzi danno valore a quello che viene fatto a scuola.
Raccontiamo un po', professor Chemello, la interrompo, chiedo scusa, raccontiamo un po' gli ambiti di intervento, le tematiche sulle quali maggiormente voi focalizzate la vostra attenzione. Sono tutte quelle del civismo, dell'educazione civica, ad esempio, che ne so, sul tema del digitale, stiamo facendo con i ragazzi la consulta delle attività di peer education per riguardo il cyberbullismo, stiamo andando nelle scuole medie, poi ci saranno anche degli esperti che entrano nelle scuole sempre su questo tema. Abbiamo avuto un grande esperto che era Michele Marangi dell'Università di Milano, che è proprio un esperto di media, di educazione media, che ha dato un taglio anche di cyberbullismo di genere, hate speech, cioè odio su internet di genere, visto che era la settimana della violenza di genere. E quindi sono tutta una serie di approfondimenti sul tema del digitale che sono tutti raccolti sul nostro sito, perché sono appunto ordinati anche per temi, dove ci sono degli interventi con grandissimi esperti, ad esempio il presidente della società di cyberpsicologia, che sono dedicati sia agli studenti sia ai docenti, ci sono anche corsi di aggiornamento, ma anche ai genitori. Ho parlato proprio recentemente con un genitore che sta seguendo un gruppo per il patto di comunità sul benessere digitale che noi abbiamo proposto come scuola in rete ai genitori e finalmente si stanno concretizzando adesso ad esempio a Ponte nelle Alpi, c'è un gruppo di genitori molto convinto che sta organizzando delle attività proprio per far sì che questa comunità di Ponte nelle Alpi adotti un patto per il benessere digitale dei propri figli. Sappiamo che ci sono molti rischi su questo tema e anche delle opportunità ovviamente, no? Quindi è una sfida educativa che deve interessare tutti. Certo, e su questo ovviamente anche la pandemia ha inciso. Sì, assolutamente. Abbiamo fatto degli studi anche con i ragazzi sul benessere nel periodo di pandemia, post pandemia, abbiamo evidenziato come raccogliendo i dati proprio dai ragazzi, più di 3.000 questionari, in realtà ne abbiamo fatti anche altri l'anno precedente, insomma i ragazzi hanno risposto in gran numero e con grande anche voglia di far sentire la propria voce per significare sicuramente le loro difficoltà nel periodo di pandemia e anche di post pandemia e il loro disagio e devo dire anche collegato al disagio ci sono delle dipendenze, insomma delle difficoltà oggettive che poi affronteremo anche con alcuni interventi ad hoc, ad esempio 14 gennaio sul tema insieme ad altri soggetti, Associazione Margherita, Belluno Comunità che Educa, proprio sul tema ad esempio del disagio per quanto riguarda il cibo, ma non soltanto. Certo. Ma non soltanto. E quindi a contatto con gli studenti per fare il sistema, proporre anche delle attività, delle formazioni per i docenti e anche coinvolgendo i genitori, assolutamente coinvolgendo i genitori. Altri temi sono la legalità, ad esempio, partecipiamo ai 4 presidi che sono nati con Libera, siamo da sempre in qualche modo, facciamo educazione con Libera, sì, sosteniamo il progetto di educare alla legalità, è molto importante in Italia, assolutamente. E poi, professor Chemello, c'è il tema dell'educazione ambientale, abbiamo visto come anche i ragazzi siano scesi in piazza, in passato, anche proprio nel territorio comunque dolomitico, abbiamo visto sempre più un'attenzione e una sensibilità dei giovani verso quella che è la grande sfida della transizione ecologica. Assolutamente, perché è il loro futuro, oltre che il nostro. E noi abbiamo dato anche sfogo a questa loro esigenza proponendo ad esempio un progetto concreto, perché cerchiamo sempre di fare, che è quello del carbon neutral, cioè far sì che la nostra provincia studi le nostre emissioni, i nostri assorbimenti, anche magari per presentarsi al mondo come una provincia attenta a questo carbon neutral, certificata carbon neutral, possa diventare anche un marchio proprio che dia forza alle nostre aziende, alle nostre ditte,
sapendo che c'è un monitoraggio, un impegno e anche quindi un marchio che ci presenta, perché la nostra provincia è una provincia che è virtuosa ma deve restare virtuosa e soprattutto studiare come, come può migliorarsi andando a individuare quali sono magari le cose che si possono sistemare compatibilmente con le attività economiche, compatibilmente con le risorse che ci sono. Questo quindi è un progetto molto, molto concreto. Poi sempre sul tema, ovviamente facciamo molti interventi di approfondimento per la cittadinanza, perché l'idea nostra, assieme all'Associazione Amici delle Scuole in Rete, che è nata per sostenere il progetto, ecco, questo fare il sistema, no? È un'associazione che supporta tantissimo i progetti nella scuola, li propone alla cittadinanza, sempre sui temi della sostenibilità, con grandi esperti anche in questo caso. L'ultima era l'Elisa Palazzi dell'Università di Torino, ma abbiamo avuto tanti altri. Ed è tutto sul sito, recuperabile. Fruibile in qualsiasi momento da tutti, organizzato per docenti, studenti, genitori. E è patrimonio, deve diventare un patrimonio appunto sempre fruibile in qualche modo. E poi abbiamo portato i ragazzi sulla Marmolada a vedere i ghiacciai, proprio toccare con mano, no? Perché per loro è importante, perché la conoscenza diventi competenza, anche toccare con mano e anche essere in qualche modo coinvolti anche con una uscita, no? Fare gruppo anche tra di loro. Quindi una formazione en plein air, possiamo chiamarla così. È importante. E c'è sempre un collegamento comunque con l'attualità, con il mondo. Sempre sì, il tema dei dove sta andando il mondo, il tema dei diritti umani, ad esempio una settimana appunto dedicata alla violenza di genere, con Antonella Napoli mi ha dato uno sguardo a cose come la condizione della donna nel mondo, Africa, Medio Oriente, e poi anche coinvolgendo ad esempio i carabinieri, però riflettere anche su cosa succede qua in provincia, nella nostra provincia, perché magari ci indigniamo come viene trattata la donna appunto in Iran, però anche qua in provincia sappiamo che ci sono dei problemi di violenza di genere e non siamo messi molto bene in provincia, quindi aprirsi al mondo per lavorare anche a livello locale, oppure lavorare a livello locale per dopo anche dare uno sguardo in qualche modo al mondo, perché siamo sempre correlati. Quindi il tema dei diritti umani è proprio un tema importante. Trasversale, sempre presente. Si parla spesso, professor Chemello, anche di questa tendenza comunque alla fuga dei cervelli virtuosi del nostro territorio bellunese. C'è un lavoro invece di rete, di squadra, per cercare di trattenere i nostri ragazzi. Sicuramente l'esperienza anche delle scuole in rete, con le varie opportunità che lei velocemente insomma ci ha anticipato, può essere un modo per trattenere i nostri giovani, per rendere il nostro territorio attrattivo. Sì, assolutamente. Intanto l'idea di fare sistema attorno ai giovani, no? Può essere un modo per trattenerli. E poi pensare anche in modo lungimirante, aprendo proprio lo sguardo a quello, come la società cambia e anche al mondo, e questo sicuramente è quello che cercano i giovani. E anzi, approfitto per fare un appello, perché ne abbiamo tantissimi ragazzi che sono passati per le scuole in rete, che sono all'estero, perché ritornino il 28 di dicembre, perché vorremmo proprio, sarà la festa dei 18 anni delle scuole in rete. Abbiamo prodotto anche un libro che è arrivato a 400 pagine, perché abbiamo fatto tantissime cose. Nell'ultimo anno abbiamo fatto 70 eventi culturali, molti di altissimo livello, e negli anni precedenti si ruotava comunque attorno ai 50 eventi, per cui 400 pagine e racconta la nostra storia. Vorremmo raccogliere un po' tutti, le istituzioni, i genitori, i ragazzi, gli ex studenti, che sono i motori tra l'altro dell'Associazione Amici delle Scuole in Rete, gli ex docenti, i docenti, insomma tutta la comunità, per così percorrere questi 18 anni in cui abbiamo cercato di promuovere appunto l'educazione civica, la costituzione dei diritti umani, e costruire qualcosa di un futuro migliore. Ecco, e quindi celebrare con la comunità. Quindi sull'auspicio e sull'onda di questo appuntamento, che seguiremo ovviamente da vicino, professor Chemello, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e le auguro buon lavoro.
Grazie a voi, vi aspettiamo il 28 dicembre una grande festa al Teatro Comunale, ore 18. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci!